tengo. La tenete. La tengo perché c'è il pubblico. Esatto. non per quello che scrive, no? Perché si sa che contagiosi. Bene, allora, buongiorno a tutti, come avete visto oggi dalla diretta televisiva del Presidente si è chiusa la Giunta, noi avremo due assessori, il Presidente del Consiglio, il Vicepresidente della Giunta, qua con me c'è Stefano Mai che sarà il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, qua prima abbiamo fatto una riunione con i sei consiglieri che non possono essere qua presenti per motivi legati all'assembramento e era con noi anche benvenuti, sta arrivando Alessandro Piano che sarà, dovrebbe essere l'altro assessore. Prima bisogna chiederlo, io sono abituato prima di andare a fare annunci di chiedere alle persone, quindi nel momento in cui mi sarò riunito con lui, ne avremo parlato, vi potrò togliere questo sarappo. Capisco che ormai in questo mondo mediatico dove contano più Twitter delle persone reali, anche la politica si fa più con la comunicazione che con il rapporto tra le persone, però io credo che una punta che inizi, almeno per quanto riguarda la Lega, deve contare su un gruppo di persone coese che possano portare avanti in un momento di difficoltà come questo, dove noi abbiamo convenuto con il Presidente che gestisse la sanità per fare una rapidità nelle risposte rispetto appunto a una situazione che purtroppo in queste ore si sta ancora aggravando di più con la legata al Covid, è evidente che però presuppone delle accelerate ma anche una creazione di una squadra che sia, come dicevo l'altro giorno, equilibrata. Per cui con me c'è Gianmarco Medusei, medico della Marina Militare, che sarà il nuovo presidente del Consiglio regionale, insieme appunto a, come dicevo prima, Stefano Mai, già assessore all'agricoltura della scorsa giunta, che ha deciso di fare il capogruppo della Lega e quindi sarà a guidare il carroccio dentro via Fieschi. Per noi è credo un'avventura nuova che nasce con un clima un po' diverso rispetto alla volta scorsa, sia perché appunto siamo in una situazione in cui la nostra regione soffre moltissimo, le attività produttive e i negozi, stavo sentendo in questi giorni anche i rappresentanti della categoria temono moltissimo il nuovo lockdown anche per Natale, e visto le ultime ore anche noi siamo fortemente preoccupati, e anche visto per le ultime giornate un po' così, diciamo, riempite e movimentate, che c'è stata anche la formazione della Giunta. Noi ci auguravamo che ci fossero presenti tutti i componenti del centrodestra, oggi manca una rappresentanza, può darsi che poi raggiunga nei prossimi mesi, nel momento è evidente che le scelte del Presidente sono state diverse, noi le rispettiamo, anche se e quindi ci rimboccheremo le mani e daremo una mano su quello che è. Rispetto alla giunta precedente, noi abbiamo perso ovviamente la sanità, manteniamo subvenuti la delega anche dell'immigrazione e della sicurezza, oltre che quelle dello sviluppo economico, e per quanto riguarda Alessandro Piana, quello che è sempre in ritardo. Non si era neanche accreditato. Per me è diventato Totiano, proprio. Un po' di time. Non si sente bene il tuo audio. Distanziatevi bene. Non posso perché non si sentirà l'audio. Per cui l'altro tema è che invece per quanto riguarda l'agricoltura verranno aggiunte delle idee legate all'ambiente, in più una parte del turismo, l'altra finirà a Berlino, l'agenzia in Liguria. Questa per noi è fondamentale perché il progetto di rilanciare e riformare l'agenzia, che non siamo riusciti a farlo negli scorsi 5 anni, ma che vorremmo farlo prossimamente, di creare un'agenzia di marketing territoriale.
industriale che vada dall'artigianato fino a quello di agricoli e al turismo, quindi un unico pacchetto compreso gli sport outdoor. Per noi è importante che ci sia una coerenza nella gestione delle leve, questo credo che sia un elemento che abbiamo fortemente condiviso anche col Presidente, quindi ci riteniamo assolutamente da questo punto di vista soddisfatti e speriamo che la giunta si insedia più presto e che si possa partire tutti insieme per riuscire a affrontare le sfide così difficili che in questo momento stanno colpendo il nostro paese. Poi per il resto fatemi le domande che voi. Non ho capito per questa dell'agenzia elettorale, o meglio non ho capito chi fa la delega. E noi abbiamo la delega, dovrebbe avercela Alessandro Piano, sempre che prima ci fate parlare un attimo perché è stato bloccato in autostrada, visto che sono dei temi che vanno insieme al Covid e anche il blocco delle nostre autostrade. Ma questo per noi è fondamentale, perché vuol dire poter creare un pacchetto di promozione di marketing territoriale turistico che sia omnicomprensivo dai prodotti agricoli fino al turismo, quindi collaboreremo ovviamente con l'assessore Berrino che ha invece, diciamo così, la parte di promozione turistica legata ai pacchetti, però per noi è fondamentale che ci sia una visione complessiva sulla promozione della Liguria, anche per aiutare le imprese del territorio, sia quelle turistiche, quelle artigianali, che prima erano invece spacchettate e quindi avevamo anche dei problemi a far partecipare le aziende turistiche nei bandi, ad esempio con Fesera. E questo è stato uno dei temi che ad esempio ci ho chiesto gli albergatori, ci hanno chiesto tutta una serie di diciamo del comparto turistico, quindi crediamo che sia, e anche mettere dentro l'agroalimentare per me è fondamentale, quindi credo che su questo ci sia una coerenza di quelle che sono le nostre strategie a livello nazionale, poi parte l'idea del Ministero che arriva da Marco Centinaio, che è la turismo agricoltura. Una domanda posso? Sì, sì. Vista la situazione di emergenza, il Presidente Totti manterrà tre deleghe importanti, la sanità, bilancio ed emergenze. Il vostro addio alla sanità è un addio, un arrivederci, e nell'accordo politico una di queste tre deleghe potrebbe rientrare poi quando la situazione, nella speranza che venga, si normalizzi, l'accordo politico prevede una di queste tre. Ma guardi, gli accordi politici in Liguria durano spesso negli ultimi tempi il tempo di una notte, quindi dire cosa succederà domani è difficile. Vediamo alla giornata con la speranza di poter contribuire al benessere della Liguria e dei Liguri, come abbiamo sempre fatto. Noi abbiamo voluto rinunciare a un assessore, si poteva fare diversamente, potevamo avere tre assessori e non il Presidente del Consiglio, ma era evidente che in quel caso era impossibile per Forza Italia rivendicare un assessore, perché non potevano avere il Presidente del Consiglio, perché banalmente avendoci un unico eletto voleva dire che quell'eletto non poteva partecipare né alle commissioni né alla discussione in aula. Quindi la nostra è stata una scelta per la coalizione, perché noi siamo per unire e non per dividere, forse anche perché siamo partito di maggioranza relativa a livello nazionale e quindi da questo punto di vista per noi è fondamentale avere una voce con tutte le regioni. Regione Liguria oggi ha una maggioranza, diciamo, complessa, quello che ci anche cambiamo per la presente nelle altre regioni, noi lo dobbiamo anche contrattiamo, non è che abbiamo problemi su questo. Non ho capito se ha fatto partire la modalità di comunicazione della giunta. Cioè, diciamo che è un po' surreale, ripeto, a me il tema generale è che qua siamo in tre, ci siete anche voi, quindi ci sono problemi Covid, secondo me sulla comunicazione, la condivisione di un percorso è fatta di comunicare insieme. Non si è permesso che si presentasse tutti insieme, diciamo. Beh, io sono per la squadra. Credo che la squadra valga sempre più sui singoli, e comunque questo non vuol dire che non aiuteremo il Presidente, anzi, lo aiuteremo come ha sempre fatto. Però, come dire, secondo me un po' più di attenzione verso chi collabora con lui può essere utile,
per evitare magari in futuro degli scampi. Temete Forza Italia possa uscire dalla maggioranza? No, io direi di no, non lo temo, dispiace, perché noi quando avevamo il 20% abbiamo tenuto tutti, anche Fratelli d'Italia che aveva 3,5, mentre adesso Forza Italia è 5. Quindi è proprio un modo diverso di concepire la politica. Io sono inclusivo, altri un po' meno. Poi io ho i miei rapporti, quindi finché ho 17, 15, 20 non ho problemi. Però ma a livello nazionale? In generale, ripeto, credo che sia una questione così, di equilibrio e di buon senso. Poi ripeto, Forza Italia credo che prenda il segretario d'aula, quindi che sia contenta così, almeno mi diceva il presidente. Bagnasco ha detto che proprio si è messo fuori dal centrodestra tradizionale con questa scelta, quindi chiamando in causa anche profili nazionali, diciamo. Sono intervenuti, si dice che ieri sera si è intervenuto il tavolo del centrodestra nazionale, anche per Totti, di inserire Forza Italia. Insomma, è vero, ci saranno riflessi nazionali per questa... Su questo non dovete chiedere a me, dovete chiedere ai leader nazionali. Io posso dire quello che succede in due, quello che succede a Roma non sta a me andare a definire. Sicuramente, come posso dire, tutti erano più contenti se c'erano tutti. Questa fase è così, ripeto, magari c'è una parentesi, però io credo che oggi la priorità sia la vita alla giunta, perché in un momento come questo, dove si legge l'aumento dei contagi, c'è una preoccupazione enorme nel paese, in città da tutte le parti, non è che si può bloccare una giunta per degli spicci, quindi comunque andiamo avanti. Se si poteva far meglio prima, sì, dopodiché andiamo avanti con quello che abbiamo, noi siamo coerenti con il mandato che ci hanno dato gli elettori, che è quello di fare qualcosa, torneremo sul territorio, vedremo dove abbiamo sbagliato, probabilmente nella sanità si poteva far meglio, speriamo che il Presidente faccia meglio e gli daremo una mano a far meglio. A proposito di sanità, Alisa, il suo diciamo, commissario uscente, Locatelli, come si muoverà la Lega? In che senso? La Lega non si muove, io ho detto a Totti che la responsabilità è di Totti, le scelte saranno sue, e credo che il commissario ha detto lei uscente, quindi vedremo con il nuovo commissario. Non sarà più un commissario. Non lo so, non è una roba che riguarda la Lega. Ma voi vi siete fatti un'idea del perché della scelta di Totti di forzare di fatto, nonostante tutti le richieste, rilancio delle telefonate e far fuori Forza Italia dalla giunta. È una questione di mancanza di uomini? Secondo me è una questione interna, vuol dire da Forza Italia, è stato presidente come Forza Italia, ha litigato con gente di Forza Italia e quindi si fanno le litigio personali. Io la vedo abbastanza così, nel senso che con noi ha sempre avuto un buon rapporto, quindi in un'ottica generale. Se devo analizzare, dico, io quando ho potuto ho sempre coinvolto gli altri, anche se magari non avevano i numeri che gli davano il diritto di essere coinvolti. Non è che abbia pagato tantissimo sta cosa, ma credo che sia comunque giusto farlo. Una domanda, visto che c'è presente qua anche Stefano Mai, come valutate il fatto che nella giunta non ci sia nessun rappresentante del territorio secondo? No, ma a me dispiace moltissimo, dico. È chiaro che con la scelta di chiedere dimissioni agli assessori ci sono state anche delle scelte, noi in particolare su Stefano gli ho chiesto, ha accettato di fare il capo del ruolo del capogruppo e l'altro Brunetto che era qua prima, visto che non abbiamo la sanità, lui è esperto di sanità, è gestito anche l'emergenza Covid nella primavera scorsa, di fare il presidente della commissione sanità. Poi non so se c'è altro da dire, poi a me dispiace per Savona, nel senso che oggi effettivamente non fossi in questa situazione di emergenza probabilmente avremmo agito in maniera diversa. Per
Ma io, sì, se posso integrare, io sono grato a Edoardo di avermi insomma, riconosciuto nuovamente la sua fiducia, seppur assegnandomi un ruolo diverso. Ovviamente insomma, io ho lasciato il cuore nell'agricoltura, l'assessorato che ho mantenuto per 5 anni, però si sono fatte delle scelte. Ora dire che un rappresentante della giunta di insomma, una mancanza di rappresentanti savonesi nella giunta significhi mancata rappresentatività del settore savonese, insomma questo non si può dire, anzi io sarò sicuramente ancora più a disposizione della mia provincia, seppur con questo delicatissimo ruolo di capogruppo, perché comunque voi sapete bene che la gestione di un gruppo è una cosa estremamente complessa e metterò tutto l'impegno per non diciamo per non fare in modo che Edoardo sia sereno della scelta che ha compiuto. Quindi io sono molto grato e molto felice di questo ruolo. Non ho capito solo una cosa, se posso permettermi, è stata una scelta sua di non fare l'assessore o di tenersi il ruolo o una scelta interna? Io mi sono messo a disposizione del partito, la Lega e di Edoardo Rixi come di Matteo Salvini. La scelta è stata ponderata e per me era forse il momento di avere un incarico di tipo diverso e ho accettato con gioia. Forse l'avete detto all'inizio, che non c'era, il fatto che il presidente accentri su di sé sanità, bilancio, altre deleghe pesanti, oltre insomma la guida della regione, a voi come Lega sta bene perché siamo in una situazione di emergenza? Sì, oppure sta bene perché siamo in una situazione di emergenza, ci vuole il massimo di coordinamento, il Presidente dice che appunto lui è in grado così di gestire meglio le cose degli assessori e quindi perché è in periodo. Siamo molto contenti e speriamo che questa azione porti dei risultati positivi. Alla fine va a governare e cercare di governare bene, quindi su questo vediamo cosa succederà. Non è detto che la giunta come è iniziata finisca, lo diceva prima l'AMSA. Io dico anche, non è neanche detto che cambi. Siamo qua, viviamo qua la giornata, un po' perché ripeto, in questo momento il clima è assolutamente un clima strano, è stato in campagna elettorale, adesso siamo tutti con la mascherina, non si possono fare assembramenti, per me è difficile anche fare delle riunioni di partito, cioè non è facile in questo momento né governare né riuscire a dare delle risposte, quindi su questo mi auguro che prima o poi si torni alla normalità. Lo dico a Toti le stesse cose che dico a Conte a Roma, non è che dico cose diverse, credo che a un certo punto mi auguro che riusciremo a tornare a una normalità, prevede anche la condivisione di determinati percorsi, capisco che oggi è complicata anche per noi, siamo domandati se fare una conferenza stampa e se non ci sono gli altri consiglieri non è perché non li voglio ma perché se no non rispettavamo le normative attuali, quindi però io ritengo che le conferenze stampa si debbano e si possano fare perché sia giusto parlarci, avere il messaggino sulla domanda è diverso che interloquire con il giornalista e secondo me ci sono dei momenti politici che è importante che ci sia un rapporto diretto anche con la stampa. Aveva accennato all'inizio di anche possibili cambiamenti in corsa, no? Negli assetti, però dovrebbe, visto il numero di assessori fisso, dovrebbe uscire qualcuno oppure appunto, distribuire deleghe pesanti su assessori che hanno già delle... Può succedere di tutto in questo paese, in questa regione, forse ancora in più di questo paese. Per cui 3 giorni fa gli avrei dato una giunta fatta completamente in maniera diversa. Quindi, No, anche capire come te lo immaginava questo. No, me lo immagino, penso che dopo la fine del momento di emergenza evidentemente sarebbe norma che il Presidente tenesse determinate deleghe. Questo, ma io gli ho anche detto che secondo me sulla sanità sarebbe utile nominare un commissario Covid, poi i
bisogna vedere chi è il commissario Covid e sa lui che il presidente della delega in questo momento è individuato, non sta ad altri, però è altrettanto evidente che oltre al problema sanitario ci sono problemi a breve economici, io temo moltissimo nel momento in cui inizieranno i licenziamenti e io vado in giro e vedo un sacco di esercizi che sono in crisi e credo che dopo le ultime ordinanze che sono state prese andranno ancora di più in crisi, quindi pensare a iniziare a pensare a quello che succederà è assolutamente utile, quindi anche su questo il Presidente a mio avviso deve guardare a 360 gradi. Quindi, l'assessore alla sanità comporta anche una presenza giornaliera sul fronte ospedaliero, non solo per il Covid ma anche per tutta una serie di patologie, perché qua muore più gente di infarto, di tumore che di Covid, quindi se noi non curiamo più gli infarti o i tumori non è che risolviamo il problema, quindi c'è da portare avanti anche tutto il resto, molto complicato. Pensate che si possa sbloccare la giunta di Genova alla veloce? Sì, assolutamente sì, c'è da dire appuntamento oggi con Marco che l'ho visto alle 10:30 per fine settimana. Come sarà la partita? La partita è tranquilla, non credo che sarà un po' poi i casi di idee, tra scuola lì, dobbiamo far chiudere col sindaco, ma il dialogo è sereno. Il dialogo è sereno, tranquillo, si può ritardare all'inizio, ma poi cercheremo di portare avanti fino alla fine, perché c'è anche da rinnovare il presidente del Consiglio. Però devo dire che insomma. Iniziamo a lavorare, quello che secondo me in questo momento bisogna tornare a fare è il fatto di lavorare molto sul territorio, perché bisogna stare vicino per quanto possibile ai cittadini che sono assolutamente preoccupati, spaventati di un futuro che non vedono. Quindi questa è la cosa che mi fa più paura in questo momento. Mi fa più paura essere al governo che non essere all'opposizione. Quando parlo di governo ovviamente di amministrazioni locali e regionali. Quindi bisogna non chiudersi nei palazzi ma sapere cosa fare la gente, perché io ho visto anche dei cambiamenti proprio riguardo alla cittadinanza dal lockdown che magari è stato fatto a marzo, in aprile, a quello che sta avvenendo nei fatti adesso, anche se non lo definiamo lockdown. La prima volta è molto più facile gestirlo, poi diventa una situazione che crea anche più stress psicologici, più problemi, quindi tutto questo secondo me è fondamentale, così come è fondamentale ad esempio per quanto riguarda Genova, io ci tengo molto, ne ho parlato con il sindaco oggi, sull'obiettivo centro storico, che sta facendo un grande progetto sul quale noi intendiamo dare il nostro contributo, coinvolgendo anche il municipio centro-est, per noi è fondamentale perché è chiaro che oggi noi nel centro storico abbiamo 7.000 persone che risiedono lì ma che non esistono, nel senso che sono di fatto persone che non hanno un'identità, non hanno, sono irregolari, ma non solo che sono irregolari, non risultano né all'anagrafe né da nessuna parte, quindi questo problema va risolto. Questo so che il sindaco ne ha parlato col prefetto, però poi vedremo la prossima settimana di poterlo anch'io, però è evidente che andrebbe a dare delle risposte sociali, che vuol dire non emarginare i più deboli, ma dargli delle risposte, bisogna risolvere anche dei problemi che ci sono, quindi che vuol dire investire, accompagnare, pulire, sanificare, tutta una serie di operazioni. È un lavoro che presuppone investimenti assolutamente importanti. La gestione della sicurezza a Genova, secondo voi è andata bene? Secondo noi va potenziata. Va potenziata anche perché, ripeto, essendo cambiate le condizioni, oggi banalmente la situazione è paradossalmente più complessa. Cioè non si può andare a mutare quello che non porta la mascherina e non fermare lo spacciatore sotto casa. Potenziato vuol dire, scusi, cambiare la persona che la gestisce? Allora, intanto qua non si, se ti vanno i passi delle deleghe si fanno dare i passi complessivi. Noi abbiamo 3 assessori, non è che ne abbiamo 25, quindi
se uno togli qualcosa, gli dai qualcos'altro, noi siamo tutti a disposizione di un gioco di squadra, quindi non, a mio avviso intanto le rotazioni fanno anche bene, per cui su questo credo che uno dei temi che ne andremo a contare nel prossimo giorno è evidente. Noi teniamo tra assessori in comune, magari ci abbiamo qualche idea in più e distribuiremo anche le idee. Ripeto, questa è un'altra vicenda, non c'entra con la vicenda regionale che oggi si è chiusa felicemente alla fine e che presuppone il fatto che partiremo tutti la settimana prossima, 27. Chiedo se è confermato che sarà lui il presidente del Consiglio, che sarà il presidente del Consiglio. Avete fatto buongiorno a tutti, come ha spiegato perfettamente il nostro segretario nazionale Eduardo Rixi, io ho dato la mia disponibilità, il partito me l'ha chiesto e io accetto veramente con orgoglio, con emozione, un cuore istituzionale veramente di alto valore. Militare, porterò sempre dentro queste lette con me, quindi ringrazio il partito e per un motivo di orgoglio soprattutto per la provincia della Spezia, per i miei cittadini, perché è la prima volta che la nostra provincia di Spezia avrà un presidente del Consiglio regionale, quindi mi fa piacere molto anche per i miei concittadini. Cercherò di essere super partes nel lavoro, sarò super partes assolutamente, un lavoro istituzionale molto importante, però cercherò anche di, soprattutto di pensare anche alla mia provincia e a tutti i cittadini che mi hanno premiato nelle ultime elezioni regionali, dandomi una fiducia veramente importante. Quindi ringrazio il partito che veramente per cui sono sempre a disposizione. C'erano alcune domande di alcuni colleghi a cui hai già parzialmente risposto e chiedevano sia Pistacchi che del Giornale della Liguria che la Monica Di Caro di Genova Quotidiana se c'era la possibilità di cambi di deleghe in qualche assessore in comune, chi chiedeva di compensazioni con il rimpasto in comune sul... No, allora ecco, questo comune e regione sono, ve lo dico perché magari non lo sapete, due enti diversi, quindi non comune viaggia come comune, la regione viaggia come regione. Oggi io sono qua a presentare un po' la situazione sulla regione, per il comune massima fiducia al sindaco Bucci e ripeto, con lui stiamo chiudendo le cose, mi auguro anche gli altri velocemente si possa partire anche lì. Credo che oggi il comune di Genova, se c'è un'emergenza Covid in Liguria, in questa fase Genova ce l'abbia più acuta che le altre parti, quindi non si può tenere una giunta aperta a Carlo. Sempre la Monica Di Carlo chiedeva se la parità di assessori rispetto a Fratelli d'Italia viene considerato uno sgarbo. No, viene considerato uno sgarbo, perché dovrebbe essere uno sgarbo? Il tema mio semplicemente è che, torno a dire, il tema vero è l'inclusività di tutti o no, non c'è stata, mi dispiace, perché noi quello che abbiamo chiesto abbiamo preso, prenderemo ripeto due commissioni invece di una, un presidente di commissione, quello del territorio sarà Alessio Piana, che comunque è un eletto genere per quanto riguarda la legge. Poi a noi non c'è, non
cioè, ci sarebbe piaciuto chiudere giunto tutti insieme, fare una conferenza. Non ho più domande. Ok, grazie.